La Lombardia resta in fascia gialla, è un'ottima notizia e ringrazio tutti i lombardi per questo risultato. Ribadisco, e lo dico da mesi, che abbiamo bisogno di rivedere questo sistema che ci tiene in apprensione fino al venerdì pomeriggio di ogni settimana. Dobbiamo dare modo alle famiglie, alle imprese, alle attività commerciali di avere la possibilità di organizzarsi, di avere un più ampio respiro per poter organizzare le proprie attività. E credo che questa decisione possa essere un primo, grande e netto cambio di passo per il nuovo governo. Serve ragionare sulle regole necessarie a svolgere le diverse attività, non continuare con il metodo geografico dei colori, che è una continua rincorsa del sali e scendi del virus. Non dobbiamo essere noi ad inseguire il virus, ma dobbiamo prevederlo quello che farà. Questa settimana il piano vaccini Lombardia è partito, con grandi adesioni sul portale online. Stiamo vaccinando gli over 80 e le forze dell'ordine. La macchina organizzativa è partita ed è pronta per lavorare su numeri importanti, ma al momento dobbiamo attenerci alle disponibilità dei vaccini in arrivo. Dobbiamo riceverne di più per poter intensificare la campagna di vaccinazione. Buon fine settimana e mi raccomando, manteniamo sempre un comportamento responsabile e rispettoso delle regole che ci siamo dati.